Si chiama Ray Ranno, è un investigatore privato americano del Connecticut che è stato di recente presente nel podcast chiamato Locked In di Brick Young. Ha voluto raccontare i segreti del suo lavoro. In interviste, infatti, quest'uomo ha fatto sapere a tutti che il 40% circa del suo lavoro, della sua attività lavorativa, diciamo che si palesa nell'andare a smascherare partner che sono infedeli, traditori, e di dare loro le prove reali, autentiche, palesi della infedeltà. Ray ha raccontato una storia pazzesca legata ad un caso che praticamente gli era stato già commissionato. Nell'intervista ha fatto sapere che se un ragazzo sta tradendo la compagna e si reca dall'amante, di certo vorrà avere un'auto più pulita, quindi molto più presentabile. Per questo motivo, quando segue qualcuno e vede che quest'ultimo si va a un l'autolavaggio, è certo quasi che con ogni probabilità lo scoprirà, va bene? È molto incredibile, secondo un uomo, come partono infedeli, facciano la medesima mossa sempre e comunque. Troppo discrezione ci vuole in questo tipo di lavoro, non bisogna dare troppo nell'occhio, bisogna essere credibili e soprattutto essere persone che hanno delle capacità più alte e più elevate rispetto agli altri. Ray conclude quindi il suo ragionamento dicendo che ogni giorno, ogni volta che viene contattato, raccoglie delle informazioni su moglie, figli di un uomo infedele o non infedele, ma diciamo che non viene comunicato niente, ovviamente parlando. Ebbene, pensate che ha raccontato anche che un giorno, dopo l'ennesima chiamata del tizio, si è appostato lei fuori dalla direzione della donna solo perché aveva soltanto una strana sensazione. È rimasto poi tutto il pomeriggio e non è successo niente. Dopo 14 giorni è uscito un articolo di giornale che raccontava che l'uomo era stato arrestato perché aveva ingaggiato un sicario che doveva uccidere la moglie. Pensate che roba. Insomma, Ray ci narra i trucchi del mestiere come investigatore privato. Iscrivetevi al canale Narratore Italiano. Ciao a tutti.